14 febbraio di ogni anno ricorre una festa celebrata ormai in quasi tutto il mondo, intitolata ad un santo. Oggi ricorre la giornata degli innamorati. E così, come da buona usanza, sempre secondo il mio punto di vista, va celebrata. Questo per tantissime motivazioni, partendo innanzitutto dal fatto che le ricorrenze ci ricordano che tali esistono per diversificarci le giornate. Immaginate un mondo in cui per 365 giorni l'anno sia sempre l'estate, quindi c'è sempre il sole, le foglie degli alberi non cadono mai, la neve non esiste così come le nuvole, insomma un meteo sempre uguale per tutto l'anno. A parer mio sarebbe una noia mortale. E quello che oggi stiamo un pochino dimenticando è il bello, il dono della diversità. Oggi vogliamo che tutto sia uguale, sia a livello materiale che spirituale. Esigiamo che non esista distinzione, addirittura stiamo togliendo dal vocabolario la parola razza, ma con ciò perdiamo il bello della diversità. Di essere ognuno diverso dall'altro. Come nell'amore, di due persone che a vicenda si completano. Che piacere ci sarebbe se l'amore fosse soltanto e solo uguale? Potrebbe comunque a un lungo andare portare alla noia, al tradimento. Per tale motivo, il bello dell'essere diversi consiste proprio nel fatto che stando insieme, ognuno completa l'altro. Questo canale che ho fondato, Galatrava il viaggio di vita, insieme all'altro più specifico per la mia terra che si chiama Sicilia Bella da Dio, e se non siete ancora registrati e iscritti su Instagram e YouTube, andatelo a fare subito, perché così mi farete capire che sto facendo cose giuste e così continuerò anche a farle per il vostro piacere condiviso. In questo canale, appunto, parlo di viaggi, ma così, come lo slogan dice, parlo anche di vita e quindi compongo questo pippone sulla giornata del 14 febbraio, festa di tutti gli innamorati, ma dell'amore in generale, per dedicare una giornata che sia diversa dagli altri a quel sentimento capace di far muovere le montagne, i mari e gli oceani, quel sentimento che è dentro ognuno di noi, ma alle volte a causa della nostra parte ancora animale stenta ad uscire nei fatti e nelle parole, agendo d'istinto, senza usare la mente e senza usare il cuore. In questo video vi racconto un pochino, in maniera anche breve, ciò che è stato l'amore che mi ha insegnato e soprattutto le ragazze con cui sono stato mi hanno lasciato un repertorio infinito di saggezza e di cose che non si imparano tra i banchi di scuola, ma semplicemente vivendo l'altra persona. Detto tra me e voi, io non ho mai tradito, perché se lo avessi voluto fare non l'avrei fatto una storia completa con una persona. Infatti, i problemi, forse eccessivi, che viviamo oggi sono molteplici, ma si parla di tradimento di lui o fatto da lei, evidentemente la colpa non è nell'increscioso gesto che malamente si fa, ma bensì il problema nasce alla base della relazione. Andassimo a prendere dei casi singoli di tradimento o robe simili, possiamo affermare che alla radice del problema è l'incompatibilità del rapporto stesso, ossia quella mancanza di un fattore che fa portare l'altra persona a stancarsi e a cercare altro. Parlando quindi strettamente per fatti personali, io non sono un santo, ho le mie colpe sicuramente, alle volte sono stato troppo duro, ma sono fatto così.
Quando una relazione è vicina alla fine, non dobbiamo pregare l'altra persona dell'essere come noi vogliamo, ma semplicemente starla a guardare in silenzio in ciò che fa. Quando capiamo che quella persona non è più quella di cui ci siamo innamorati, purtroppo, senza litigare, ma è giusto girarsi dall'altra parte e prendere una strada diversa. Oggi invece accade il contrario. Quando avvengono le consuete litigate, si cerca di rimediare con le parole, mandando avanti il rapporto nel tempo, quando già quella persona sbagliando ti ha fatto capire che lei è quella, è composta anche di ciò che tu consideri sbaglio, per cui continui a stare con quella persona che continuerà a sua volta a sbagliare sempre, e così poi si manda il rapporto avanti, cercando da altre parti, in altre persone, ciò che la tua dolce metà ti fa mancare, e qui avviene il tradimento, perché d'ora in poi avrai bisogno di due persone per farne una. A single day goes by, show me running through my mind. I know it's over, but I can't deny I'm still missing you. And I'm torn cause I'm hella frustrated. I know he has something special. Quello che la vita mi ha fatto capire in questo senso è quando ti accorgi che qualcosa non va, brutto per quanto sia, ma devi troncare il rapporto, perché quella persona non è più la stessa che amavi, in quanto il tempo ti ha dimostrato chi è veramente. E ci sta tutto, per il bello della diversità. Starai male, ma sicuramente tornerai a una vita nuova. Un'altra cosa che negli anni ho notato è la paura negli occhi di tanti, soprattutto uomini, ma anche donne senza dubbio, ma veramente tanti uomini soprattutto, diciamo la verità, che hanno paura di rimanere soli. Per questa stupida fobia allora rincorrono nell'avere una fidanzata, una moglie o un amante, a tutti i costi, e questa cosa, oltre ad essere di una tristezza unica, è anche una cosa disonesta e senza rispetto per la persona che stai illudendo. Ponendo il caso che la persona che pensavi di amare ti ha deluso, magari in quel momento non ti considera perché è incazzata con te, allora cerchi altro e così vai dall'amante guastando storie intrecciate tra loro, un bel casino. Se invece, come sto facendo io, molti uscissero il coraggio di stare da soli, senza sbattere la testa a destra e a sinistra, penso che ci sarà molto più verità in giro, perché lo stare da soli è un atto di coraggio, consapevolezza e umiltà verso se stessi, e soprattutto anche verso gli altri. Stare da soli ti fa capire chi sei, cosa vuoi, cosa cerchi e soprattutto cosa vuoi essere in futuro. Tutte queste cose le ho imparate nel tempo, frequentando le persone di tutte le specie, senza colpevolizzare nessuno, mantenendo relazioni profonde e amorevoli. San Valentino, quindi oggi, è quel giorno in cui va di sorprendere il proprio o la propria partner con tanti piccoli accorgimenti che hai appreso durante l'anno. Ricordo che in questo giorno io ho preparato un'infinità di sorprese, dai fiori dentro la macchina, alla cena, ai regali nascosti, e quindi si procedeva poi alla caccia al tesoro del regalo e ai fuochi d'artificio, anch'esso nascosti da qualche parte. Serate belle che fanno parte dei miei ricordi, ricordi fatti di ragazze che ho profondamente amato e che soprattutto sono stato amato, ragazze alle quali io sarò eternamente grato e le rispetterò sempre, per il resto della mia vita, perché entrambi, durante le nostre storie, abbiamo imparato l'uno dall'altro e dagli insegnamenti che ci saranno utili per tutto il resto della nostra vita. Tornate ad amare come un tempo, perché l'amore, quello vero e sincero, esiste. Di donne, come di uomini, ve ne sono tanti in giro, per cui il mondo è pieno di pesci. Cercate la persona più giusta e date tutto voi stessi, ma quello che più mi sento di raccomandare è soprattutto di augurarvi e di cercare bene, di scavare dentro una persona, se è quella persona che volete,
la persona che cercate. Un amico con la quale il tempo ci ha fatto perdere i rapporti lamentava sempre della propria partner, ad esempio, ora divenuta moglie, quando lamentava appunto dei suoi comportamenti contrastanti con i suoi. Allora io gli risposi: ma scusa, diglielo chiaramente che non siete compatibili e tagli la storia. La sua risposta mi troncò ogni eventuale dialogo. Mi disse: io vorrei lasciarla, ma dove lo trovo un'altra ragazza che mi fa il bucato, mi fa le pulizie di casa e mi prepara da mangiare quando torno da lavoro? La risposta nella mia mente era di suggerirgli una cameriera, ma mi stessi zitto, ed infatti lui la sopportò e diventò appunto marito e moglie, con le basi di una cameriera tuttofare. L'amore è una cosa bella, una cosa che ognuno deve dare all'altro e viceversa. Ho avuto sempre storie lunghe io, dove ci siamo profondamente amati, ma poi con il tempo si cresce e si distinguono strade diverse, è chiaro, ma ciò che resterà nel cuore per sempre saranno le esperienze fatte insieme e soprattutto quello che abbiamo appreso. Il prossimo aprile probabilmente tornerò in Irlanda, la terra dove sbocciò tutto, la mia prima storia d'amore più grande e più duratura, la passione per i viaggi e per l'amore, verso la condivisione delle mie esperienze. Anche questa è appunto da qui è nato Gala Travel. Quando persi mio papà nel 2016 fu per me un duro colpo, perché persi un pezzo di cuore, una valvola mitralica, qualcosa che dentro di me tutt'oggi manca incolmabilmente. Ma esattamente dopo 365 giorni da quel tragico epilogo che scosse la vita di noi tutti, conobbi nel posto di lavoro stesso di mio papà una ragazza con la quale abbiamo fatto conoscenza. Poi lei vinse un Erasmus ed era proprio all'isola di Smeraldo. La salutai e le dissi che storie a distanza non ne volevo, ed invece le cose andarono veramente molto forte. Io ero un tipo dedito al lavoro, il classico siciliano che il viaggio lo faceva solo e soltanto per quello, per il viaggio di nozze. Viaggiare pensavo fosse un lusso e che viaggiare era per pochi. Invece, andando a trovare lei, iniziò per me tutto ciò che tenevo segregato nella mia mente. Mi cambiò la vita, e se anche quella persona oggi ha preso un'altra strada, per me resterà l'eterno ricordo di ciò che abbiamo vissuto e soprattutto esplorato una terra di un fascino ineguagliabile. Tornare nell'isola di Smeraldo sarà per me un colpo, poiché noi tornavamo in Irlanda ogni anno, quando ci eravamo fatti fidanzati, come una solita ricorrenza, per solennizzare annualmente il nostro amore. Tornare senza di lei adesso sarà per me una spada nel cuore. Farà male, ma voglio tornare anche per respirare un'aria diversa in una terra che mi ha dato tanto. Ma questa è un'altra storia, che soprattutto vi racconterò molto presto. Continuate a scrivermi, continuate a seguirmi, iscrivetevi al canale Gala Travel Viaggi di Vita e seguite le mie storie quotidiane su Instagram. Amatevi più che potete, perché le gioie e le felicità più sincere vivono nell'anima di ognuno di noi. Quando ognuno di noi avverte la compiacenza dell'altra persona che rispecchia i vostri stessi sentimenti e completa quella parte di mondo che vi manca e che state dannatamente cercando, allora avete trovato tutto l'universo dell'amore, che non è altro che una gioia senza spazio e senza tempo, che fa battere forte i cuori che risiedono alla base della vita e della coscienza di ognuno di noi.